Smettila di impazzire. Fammi sapere quando metti play. Già messo. Oh, grande, no? Che io ancora non vedo niente. Beh, c'è questa cosa che l'episodio inizia con mille anticipazioni. I primi 2 minuti di episodio sono sempre... Ehi, ricordati in che No, cosa io... consiste. Fanno benissimo. Fanno Ah, benissimo. ti confesso che la battuta che fanno mi piace. Quale? Quella del... guardate la gara più truccata di sempre, è adorabile come battuta, è quel doppio senso. È vero, non è un doppio senso, è vero, cioè... è una stronzata, lo ammetto, però non mi diverte. Comunque posso dirvi che RuPaul Drag Race è una cosa in stile a tutto reality. Una volta lo era di più, dove la prima prova era rubare vestiti agli zombie per poter creare un tuo abito, oddio mio. L'unica cosa è che tutte le concorrenti devono essere drag queen. Ora, le prove sono un po' più tranquille negli ultimi anni e questa è l'edizione italiana in italiano. Una seconda stagione. La seconda stagione in Italia, appena usciti i primi 2 episodi, da quel che ho capito, mi hai visto solo il primo. Due? Già? Ho Davvero? capito che Co sono come? usciti 2 episodi. Potrei sbagliarmi, tranquillo. Ma io ne ho beccato, cioè io ne ho trovato solo uno, anche sui siti che mi davano l'elenco. Fateci sapere. Se qualcuno di voi lo ha guardato, fateci sapere se sono due gli episodi o uno. Perché se così, in questi giorni facciamo anche il secondo. Dobbiamo recuperare. Allora, primo argomento di conversazione, lei. Io la amo. Icona, icona senza fare, cioè, non ha fatto nulla di estremo che, ma ha molta personalità, ha tanta personalità e già la adoro. Cioè, se non me la portano in finale, io bestemmio, guarda. Grazie a Stellaz per l'abbonamento. Grazie mille, di cuore. Comunque, sì, lei è fantasticamente rosa. Come si chiama? Io non. Lo sai che impiego 12 episodi a imparare il nome al 13esimo e ne è rimasta una? Ecco, io ricordo solo che è il nome della cattiva di Sailor Moon. Chi di voi sa il nome della cattiva di Sailor Moon? È il suo nome. Era particolare come Ecco, nome, quindi... Nellenia, Nellenia. Nellenia, sì. Allora, lei, prima concorrente, si è presentata benissimo, secondo me, nel senso, le battute che fa sono battute assolutamente fuori dal contesto di Drag Race, perché in genere in Drag Race è più un "Oh, ho dei difetti". Mentre lei sa che ce li ha, ci scherza, ci ride e va Sì, infatti. benissimo. Ovvio, non sono battute che in un cabaret qualsiasi funzionerebbero No, altrettanto bene, però in Drag Race ma già lei si è inizia strana. con, essendo la Mi prima ad piace. entrare, tu devi alzare l'asticella, perché la prima è quella che punta un punto di inizio. E quindi già che lei entra e fa, vabbè, allora la competizione potete anche darmi direttamente il premio senza che le fate entrare le altre. Poi entra la seconda. Ah, cazzo, allora c'è competizione qui. E quindi alza l'asticella, la abbassa ma alzandola ancora di più. La cattiva? In realtà io sono dolce dolce. No, vabbè. Quindi sì, ecco, presentarsi completamente vestite di rosa in questo... Cioè, questo abito è bellissimo. Sì, anche perché è quasi ironico. Cioè, nel senso che tu sei in una competizione totalmente rosa, e quindi che fai? Ti vesti di rosa. Cioè, non c'è staccarti dallo sfondo come provano a fare le altre. E poi, stranamente, è gestito bene come abito perché riesce ad avere personalità nonostante sia, apro virgolette, semplice, chiuse virgolette. Tra l'altro stiamo coprendo così tanto dello schermo che la gente non vedrà Amore, niente. prepariamo. Mi dispiace, perché io vedo che sono la testa della drag. Allora, la seconda a entrare, chi C'è un era? circo dei mostri. Non ce n'è per Mi nessuno. ricordo. Mamma. Beh, lo scopriamo ora con... Oddio. Sì. Sì. Siamo su due livelli diversi, proprio come stile, mi piace vederli subito associati. Come si chiama? Aspetta che stavo per uscire anche a me. Ah sì, lei, vabbè. Dimmi Aura tu che... Eternal. Ah, ecco. Ah, ecco.
perché sapete che c'è un minimo di ritardo per quando vedo io le cose, quindi Sì. comunque, Aura Eternal. Aura, io voglio troppo abbracciarti. Non so se tu vedrai mai questa live, ma cucciola. E tra l'altro, abbiamo avuto un'interazione su TikTok. Io la adoro, la amo, cioè è tutta la vita proprio che la amo, nonostante la No, Aura Eterna è bellissima e il suo make-up è top, cioè penso di aver detto la cosa più gay che possa esistere. Wow, beh, allora, in che senso c'è già interagito? Una volta, no, un paio di volte. Se non sbaglio, ho commentato i video su TikTok facendole sia i complimenti che chiedendole qualcosa ed è stata gentilissima. Mi ha risposto e abbiamo interagito per due o tre commenti. Non è che chissà quale interazione, per l'amor del cielo, però non era una di quelle drag stronze che magari, che ne so, gli fai un disegno oppure gli commenti qualcosa e ti snobbano totalmente perché loro, vabbè, sono troppo vive. Lei la vedo più umana, più empatica, ma anche come persona proprio si vede che è empatica. E tra l'altro posso aggiungere una cosa, oltre al fatto che il vestito è fantastico, quello che indossa, è una di quelle drag che non indossano, almeno per ora non le ha indossate, semifinti, eppure riesce ad essere eterea. Femminile, molto. Fanno i complimenti al make-up ed effettivamente, ora, da persona che non ne sa niente di make-up, ma che è qui semplicemente perché non c'è nessun altro. Effettivamente, quando è entrato, io ho pensato, aspetta, ma out of drag è un uomo? Sì, capisci? Cioè, tra l'altro perché è molto semplice, però rende comunque il drag. Ad esempio, non so se ti ricordi, non mi ricordo la stagione, mi sembra fosse la 7, Courtney Act veniva presa in giro perché veniva chiamata la drag rossetto e mascara. Cioè, effettivamente sì, nonostante cioè, mantenesse i suoi quasi lineamenti da uomo, però comunque faceva drag. Qui invece su un volto un po' più tondo riesce ad essere molto più femminile con il make-up nel punto giusto. Cioè, secondo me veramente potrebbe fare scuola. Grazie mille a Pacione per il raid. Grazie, ne ho bisogno in questo momento, è un orario in cui nessuno è online. Quindi grazie, grazie. Stiamo Siamo parlando di 64. Drag Race Italia, è un concorso in stile a tutoriale, che loro devono affrontare una serie di prove, ma sono tutti uomini vestiti da donne. Drag. Sì, devo specificarlo per quelli che magari non sanno cosa sia una drag. Mi sembra giusto. Ci teniamo a specificare che facciamo un po' di scuola. Il drag non è l'identità della persona, ma è solo spettacolo. Quindi è un uomo qualsiasi che si veste da donna per spettacolo. Sbaglio? Non sbagli e io mi sto rendendo conto di quanto dobbiamo cambiare questa impostazione perché stiamo coprendo sempre la faccia di qualcuno. Quindi dico, facciamo così. Che ne dici? Loro sentono l'audio. Quando io faccio partire l'audio, sì, tipo adesso. Ah, ok. Sono Aura Eternal, ho 24 anni, vengo da Palermo. Il nome Aura Eternal nasce dal cartone animato Dragon Ball e mi piaceva. Sì, due di seguito su anime classici Sì, italiani, infatti. fantastico. Fatto anime molto anni 90, nonostante lei sia giovane perché ha 24 anni, vabbè, comunque rientra negli anni 90, che in genere, sai, quando vedi qualcosa. Cioè, sembra sempre fuori posto quando parlano degli anni 90 perché sono sempre troppo giovani. Perché è capitato, tipo, se non sbaglio, era Aquaria, che era nerd, ed era molto giovane per l'epoca, cioè aveva 20 anni, 21 anni. Beh, posso dirti che queste prime due drag mi sono piaciute subito. Mi dispiace, ma nessun'altra mi è piaciuta così tanto a livello di persona. Nessun'altra mi è stata così simpatica. È sempre stato un oh, è Sì. No, molto brava! Ma non perché io abbia qualcosa, è solo il primo episodio, è una primissima impressione. ma le altre sono brave per l'amor del cielo, a parte una o due, per gusti personali, poi vedremo. Ma effettivamente loro sono ottime personalità per stare in televisione, cioè riescono a bucare il palcoscenico, fondare il palcoscenico, come si dice.
Io non ho ancora una preferita tra le due, ma loro due sono quelle che più di tutte voglio vedere in finale. Sì. Tra l'altro, questa edizione, non so se l'hai detto, no, non l'abbiamo detto, questa stagione dovrebbe essere la stagione del canto, ecco perché ci tengono a far sentire la loro voce. Ah. Beh, Tu poi c'è come la senti la Scandalosb. stagione? Dal Nord Barese. Beh. Wow. Canda ha 1000 personalità e ogni giorno ne scopriamo una nuova. Ok. Wow. È entrata Scandalov? No, sì, Scandalov. Sì, Scandalov. Non so che cosa dire. Posso solo commentare il suo outfit e dire che mi piace il fatto che Out of Drag abbia un elemento di riconoscimento in modo che io riesca a ricordarmi chi è lei. Non posso dire, l'unica cosa, nonostante la portino tutti così, oh mio Dio, lei è Scandalov, io non la conoscevo prima, mi dispiace. E anche perché cioè, lo diranno nell'episodio che lei si è ritirata nel 2015 e poi è tornata a fare drag solo per RuPaul Drag Race Italia, cioè senza RuPaul, Drag Race Italia. E devo dire, l'outfit mi piace anche perché è di moda, cioè è letteralmente di moda, sai, no, il rosa Valentino, è questo rosa fluorescente che anche la Pantone ha riconosciuto come color Valentino praticamente, il pink Valentino. E il rosa shocking praticamente. E l'unica cosa che non piace è la parrucca appiccicata in testa, cioè ammaccata qui. Un po' di volume, sei una drag. Beh, ma per quanto lei sia una drag, cioè, non credo che il volume sia fondamentale per una drag, soprattutto dopo, oh mio Dio, non mi viene il nome, Petali. No, non ho capito. Non mi viene il suo nome. Che non è poi così importante il fatto del volume. Certo, è una cosa classica e tradizionale, però, come si chiama quella dei Petali? Dio No, ma mio, non mi quella viene. di I Petali, cazzo di Petali, Adriano! Oddio, Sasha Velour. Sasha Velour, Sasha Velour, Sasha si scrivono Grazie, anche Orso Bio, grazie. È stato io. difficile. Ma c'è stato quell'attimo di vuoto, quella di Petali, ah, cazzo è? Sasha Velour, l'amo, Sasha Velour, crearte. No, allora, va bene, però se tu mi indossi delle spalline così larghe, devi compensare anche con l'altezza, è questione di proporzioni, Che perché nessuno mi monti piacciono male altissimo questa quelle. cosa. Che nessuno monti male questa cosa. Adriano sta commentando l'immagine vecchia. Tu hai iniziato a parlare di spalline larghe su questa. Ah, scusate, non l'avevo ancora vista. No, io lei la odio, posso dire. No, tu parlavi di lei, parlavi di lei. No, io parlavo di quella vestita in rosa, ok? Scusate se io vedo un attimo in ritardo. No, comunque, sì, parliamo di Crudelia. Allora, la chiameremo Crudelia. È terrificante. Terrificante. Si può dire? È brutto. Non, cioè, è brutto il suo vestito e make-up. È pesante, sinceramente. Aspetta un attimo che mi ritorni l'immagine, eccolo. Sinceramente, poi presentarsi con il cocktail, la battuta. Se non sbaglio, era lei che aveva l'entrance più lunga ed era anche un po' troppo, sinceramente. Cioè, a un certo punto ti rompi pure il cazzo di ascoltarla. Beh, posso dire che il cocktail non mi dà minimamente fastidio, non vedo perché. Non lo so. A parte mi sa di superfluo, veramente mi sa di accessorio in più, anche perché è iperaccessoriata e va bene l'iperaccessoriata. E quel cocktail in mano, tra l'altro di un giallo spento, cioè manco a dire, cioè ce l'ha più Narcisa si chiama, ce l'ha più quando è out of drag, che è più colorato, più quando è sulla sfilata, forse perché quello out of drag non era commestibile, forse. No, ma effettivamente, se l'avesse fatto, che ne so, rosso, avrebbe attirato un sacco l'attenzione. Magari un viola oppure qualcosa di fluo, perché comunque lei è nera, cioè è vestita di nero. Quindi, e poi c'è questo zebrato, lo zebrato è, cioè le zebre hanno sviluppato questo pattern per mimetica. Quindi, cioè, ok che tu sei su dello sfondo rosa, quindi diciamo che ti si nota, però qualsiasi cosa ci piazzi davanti, soprattutto se è piccolo, scompare. Io lo dico. E a me i pattern piacciono, eh. Viene da effettivamente
È bellissima questa battuta anche. Da dove viene il tuo cane? Fatti i cazzi tuoi. Che a un certo punto è tipo, cazzo rispondo. E poi c'è lei. La aspetto in video, quindi tranquillo, io l'unico commento che ho da fare è per dopo, durante la fotografia. Per ora non so che cosa dire, chiedo a te, che sei tu l'esperto delle sopracciglia che partono da qui e arrivano all'universo. Allora, eccola. Come si chiamava? Non mi ricordo. Non lo so, tra un attimo esce. Tu inizia a commentare nel dubbio. Allora, il sacco della spazzatura è terrificante. Allora, a me le sopracciglia alte piacciono, non le stanno male. Sembra molto quella drag francese, il nome non lo ricorderò mai, quindi non ci provo nemmeno. La drag francese che è stata RuPaul Drag Race America, quella che non riusciva a dire quella parola tutto il tempo. Le somiglia molto, sia come make-up che come estetica almeno del volto. Per esempio, lei ha i capelli comunque lisci, le stanno bene perché ha un corpo più minuto rispetto a quello che dicevo prima. Il fatto che se indossi delle spalle ampie, tu devi creare volume anche sopra, altrimenti sembri schiacciata. Però per il resto, oddio, Animalier però è uno stile, soprattutto con il latex sparso in giro, ci sta, non è terribile, non è male, anzi funziona, soprattutto per una drag. Mettere un Animalier del genere fa molto quasi vecchio stile, perché sai, ad oggi tendono tutte ad essere monocromatiche e accese, invece un Animalier funziona, una pantera. Grazie all'errore che ti mette i sottotitoli ogni tanto, dicevano, ah sì, sta parlando di questo. Icarucuroi diceva, Nicky Doll, ottima esatto, era Nicky Doll la drag francese a cui mi riferivo, grazie. Comunque è la Petit Noir questa. La Petit Noir. Effettivamente la Petit Noir non so quanto sia una buona scelta, io non dovrei parlare, ma non so quanto sia una buona scelta di nome, perché noi Noir lo associamo per esempio a Chat Noir, il famoso locale di Parigi, presente? Lo associamo a un sacco di cose, non a Petit. E Petit noi lo associamo a un sacco di cose che non sono Noir. Quindi insieme, Petit e Noir, non mi sanno dimenticabile perché sono due cose che già ho sentito. Però sono assieme. E qui, perché ti sei guardato? Per caso senti un trapano? Cosa? Senti un trapano? Il mio vicino ha deciso di iniziare a trapanare sulla mia parete. Cristo santo, ma forse l'ho sentito. Oggi è una giornata terribile. Grazie. Comunque, a It's Domitz che mi vuole bene, che dice, ah, Enrico parli sempre di cultura woke. Io sto ultimamente mi sto beccando un sacco di gente che dice, ma parli sempre di cultura woke. No, io sto parlando della storia di Coso X, io racconto le storie di tre film, ogni tanto capita che quei film passino attraverso la segregazione razziale, ogni tanto dico, oh sì, in quegli anni ne erano trattati male, oh, che ideologia woke. Ti sto solo spiegando cosa è successo. C'è quello che è arrivato a dirmi, no, ma questa ideologia è woke, è parlare della caccia alle streghe come se le donne fossero discriminate. In realtà bruciavano anche gli stregoni. Ma è un video sulle streghe! Io, boh, veramente, a volte la gente non dovrebbe commentare, a volte dovrebbe tenerselo per sé il commento. Comunque, tornando un'ultima volta al nome La Petit Noir, dovremmo vedere anche la sua storia drag, perché potrebbe essere che lei aveva scelto La Petit, poi Noir fa parte della sua famiglia drag. Non lo so, sto ipotizzando, non prendetelo con le pinze quello che sto dicendo. Poi se la sua scelta, gusti suoi. È possibile. Comunque, questo è l'unico outfit dove, per quanto io non sappia niente di outfit, mi ha fatto dire... Perché è sia una cosa che abbiamo già visto... Le ho fatto dire perché io lo sto vedendo adesso. No, però non ti preoccupare, non... per quello che commento per primo, perché così hai il tempo anche tu di vedere di chi sto parlando. La presenza delle borchie e questo tipo di forme cilindriche, eccetera, le abbiamo già viste in tantissime cose, un sacco di gente ha già avuto questo stile. Però qui sono talmente semplificate da non darmi né qualcosa di nuovo, né qualcosa di interessante, è solo un, oh sì, facciamo una versione più piccola di una cosa che già esiste. Sì, sì, anche perché il make-up sembra molto Violet Chachki. Questo make-up quasi malefico, questo sguardo cattivo. La parrucca mi piace, lo ammetto. È volume, a me il volume piace. Chiamatelo vecchia scuola, ditemi che è banale, però funziona.
L'unica cosa effettivamente per essere drag io avrei aggiunto delle forme perché, come hai detto, è molto cilindrica, cioè la puoi disegnare con una linea retta, fine. Tu ogni tanto lanci delle cattiverie incredibili. Mi Oh, piace. è drago, perché non ti è cattivi? Però sì, ecco, in questa scena io proprio riesco a percepire una divisione tra le due. C'è questa lineetta in mezzo che li divide. Di qui ci sono quelle che sono rosa colorate alle green. Di qui ci sono le cattive. Sì, sembra quasi che hanno iniziato a presentare quelle in rosa, poi per poi scalare e arrivare quelle in nero. Dio mio. Oh. Beh. Wow. Sto aspettando che mi arrivi l'immagine. Comunque per rispondere a Ikaru Kuroi, non è un male che tu noti che la maggior parte siano del sud. È un dato di fatto, ok? Capita. Prendendo le persone, non dico casualmente, ma quasi, senza avere preferenze, comunque capita sempre una maggioranza o una minoranza. È successo, mi spiace. E comunque, No, se ma tu sei del posso nord, dirlo sappi che pure, noi in del realtà. nord percepiamo il sud in modo diverso. Adriano è napoletano d'origine. Io No, sono non sono bergamasco napoletano. d'origine. Cioè, io abito a quasi un'ora di distanza Sì, da ma la Napoli. gente Cioè, pensa che i Caserta sia a Napoli. napoletani hanno una cultura, io ne ho un'altra. E già questa è la differenza, che voi non notate perché per voi la Campania è tutta Napoli. E io sono a Caserta. A tua madre dov'è che hai detto che vivo? Ah Ah, già. mia mamma ha detto Milano, ma per semplificare. Poi mia mamma sa che sei di Bergamo, provincia. Io in Però questo momento però sono più a sud, ricordatevelo. wow. Comunque io penso, ipotesi, penso che le drag di, cioè percepite le drag del sud, cioè come più drag del sud, soltanto perché si tende a scappare dal sud e andare al nord a lavorare. Quindi per quanto tu magari ti fai 10 anni al nord a lavorare, a fare la drag, e a un certo punto ti prendono in programma, non ti presentano come la drag che abita da 10 anni a Milano, no, ti presentano come la drag calabrese, la drag siciliana. C'è differenza. Anche Touché. Beh, su di lei che hai da dire? perché, Ah, allora, dimmi. sinceramente, ottimo outfit, mi piace, funziona, ci sta, bianco. Cioè, funziona, sembrano quasi che, come hanno detto prima, c'erano le Disney Princess e le Disney Villain. Ecco, ora ci sono le Disney etere, quelle in bianco, quelle pulite. Il make-up, non lo so. Allora, non mi dispiace perché sul suo volto funziona, ma c'è troppo contouring sul naso, è troppo scuro. Parere personale. Però mi piacciono tutti questi accessori. Vedi, gli accessori ci stanno bene se hanno un contesto loro. Ok? L'unica cosa è che lei non ha personalità. Cioè, funziona come drag. Peccato che quando la vediamo out of drag nei come cazzo si chiamano? Quando parlano e commentano e cioè parlano di loro stesse, si presentano out of drag. Vabbè, lì, comunque, le interviste, sì, le interviste, Ah, ok. grazie. Comunque, durante le interviste non mi dice niente, ma niente, soprattutto se tu come prima mi presenti una ragazza, cioè una drag, un'auto, un ragazzo auto, un drag, così pieno di personalità, che sa far ridere, sa far spittare, presenti lui, cioè, out of drag, ed è lì, ciao. Io sono quello timido della stagione. Fine, non dice nulla. Mi dispiace perché comunque il resto funziona in drag. Ah, No, ma devo leggere i sondaggi. sì, il Le 57% per ora ha votato che le due cattiverie gli piacciono altro che. Il cattive. Una sola 29% persona ha che votato sì, il no. 14% no. Ehi, tu che hai notato no, potrei odiare anche te, ricordalo. Potrei fare cattiveria anche su di te. No, comunque io ero distratto un attimo perché sta partendo un litigio tra youtuber in privato. Io stavo tirando fuori i miei piccoli gossip. Allora, ci puoi spoilerare una sola cosa, cioè ci puoi dire
i nomi di questi youtuber o cosa sta succedendo senza fare nomi? Ma io non faccio, no, non rivelo i cazzi degli altri, ok? Non sono una Ah, oh, pettegola. palle che sei! Io ci potrei mantenere un intero canale. Fallo. Comunque, quasi quasi. Allora, ci stavo pensando che io ho un telefono vecchio che potrei usare come telecamera esterna come hai fatto tu. E questa è la telecamera interna di un telefono ed è ottima, pensa a quella esterna. Comunque, Come hai fatto tu? Non lo faccio più da un po' di tempo. no, no, come hai fatto tu all'inizio, perdonami, cioè mancava un pezzo della frase, era una conversazione tra noi, quindi ci stavamo capendo. Comunque questa è Tanissa Jones. Il nome è terribile, perché noi sappiamo che da RuPaul Drag Race, l'America, ogni volta che si nomina Beyoncé finisce male, cioè porta proprio sfiga, e quindi il fatto che abbia Beyoncé nel nome. Mi dispiace, finirà male. Io lo so già, non so cosa accadrà, ma io so già che finirà male. Dio mio. Dio mio. Tra l'altro vorrei fare complimenti a chiunque abbia fatto i sottotitoli perché sono perfetti. Su alcune cose, ad esempio, c'è una battuta che fanno quando scorrono le Queen, tipo, mi hai asciugato di parole, cioè, Sì, no, sono vergine di non mi ricordo parole. come. Sono vergine di parole. Sono vergine di parole, sì. E sotto, il sottotitolo era You left me so speechless, mi hai lasciato senza parole. Sì, è perché non era traducibile. Lo so. Virgin of Sono quelle Words non dà la stessa notate idea. perché non è che li leggevo più tanto. Guarda, le puoi vedere tutte con delle forme, fai quella alta che è un cilindro nero lì nell'angolino. Terribile! Cilindro nero su lo sfondo rosa. Ragazzi, fate un disegno nelle storie e taggate Enrico con un cilindro nero su uno sfondo rosa. Chi sta vedendo la live capirà, chi non lo vedrà, resterà nel mistero. Allora, io del Senegal so due cose, ok? Fine. No, no. Però ti giuro, quando l'ho vista entrare ho pensato, minchia, sembra quel vestito senegalese che ha Said. Oh, sembra quel vestito senegalese che ha messo Rumi. Oh, sembra quel vestito senegalese. E poi ho detto, Sì, oh, sono no, del Senegal. questo Basta, sono pattern, nero tra ufficiale. l'altro, vorrei chiamarlo pattern in chiave gay. Funziona, effettivamente fa capire le sue origini da Ma magari subito. non è nemmeno senegalese, cioè non lui, l'ha detto che lo è, ma l'abito magari non c'entra davvero niente, è solo una coincidenza. Mi è piaciuta solo la coincidenza che ho azzeccato spontaneamente. Comunque, io sono sorpreso di avere una drag nera in Drag Race. Perché in Italia, lasciami Va dire, bene, ad abbiamo ancora questa idea onore di chiamare i neri effettivamente. extracomunitari, altre parole del cazzo, che indicano che oh, non saranno mai davvero italiani, ma vaffanculo. Ti posso dire, ora non lo so perché dovrei farne una ricerca. Quante drag nere ci sono in Italia? Cioè, Sì, infatti, per quello ti è dico. quella la cosa, quindi magari Cioè, non sono è sorpreso che l'unica. Drag Race ne abbia presa una nera, sono sorpreso che ne abbiano trovata. Eh sì, infatti, quoto. Mi dicono dovresti giocare a Jogester, allora l'ho fatto, no, non No, molta gente mi l'abbiamo fatto. seguiva, però è stato molto bello. Dovremmo iniziare a farlo tipo in coppia, no? Che tu cerchi su Jogester, io cerco su Jogester, chi becca per primo ha ammazzato l'altro, in poche parole, l'altro deve scegliere subito un posto in cui essere, o roba del genere. Però c'è un problema che la tua connessione fa cagare, mi dispiace, magari adesso No, è guarda che migliorata. ora è ottima la Ora connessione. Tu riesci a potresti giocare a andare. Jogesser? E hai ancora un microfono così di merda? Ti Perché mi senti di merda? Guarda, perdono. sono il microfono delle cuffie, mi dispiace, devo comprare un microfono. Va bene, Enrico, Il sei caro abbastanza Cro mi galante. conferma che ha beccato 10 drag nere a Milano. Io sono felice di saperlo, perché io non ne ho ancora beccata una. E mi Beh, secondo me dispiace. sei da un anno non in Italia. Io ho beccato drag nere, grazie, ma a beccare drag nere in Africa non è difficile, tesoro mio. Sai com'è? Comunque non sono di Milano, attenti che non diffondete fake news, che poi mi sento associato ai milanesi. Già non sono felice di essere associato troppo ai bergamaschi, figuriamoci se iniziamo a dire addirittura cose. Piano, piano, sono cittadino del mondo, che... Ricordare di Okay? Ikaru Kuroi! No, non sono di Brescia!
Niente, vai, continua oltre. Procediamo alla prossima. Che è? Oddio, è vero. Mi è piaciuta un sacco questa entrata. Ho pensato, oh, sembra una principessa insetto. Sembra che i capelli siano fatti tipo di origami. Stavo per dire onigiri, ragazzi. No, mi è piaciuta molto, più questo outfit che la sua personalità, perché mi sta un po' antipatica. Però all'ingresso, sapete cosa mi ha ricordato molto? Quando c'è l'ingresso di Lady Gaga, che doveva essere una drag nascosta tra le altre, è durata 0,03 secondi. Cioè, è durata meno di un gatto in tangenziale, quella finta drag. Gaga qui indossò qualcosa, se non sbaglio, che tolse poi. Ma l'outfit Oddio. funziona, è bellissimo, non le si può dire nulla. Anzi, veramente potrebbe essere alta Le moda. stagioni passano, le regine vengono, solo la Diamond è per sempre. Io qui ho capito che mi dovevo cagare sotto, Sì. perché la maggior parte delle persone quando entra vuole dire una frase. Solo che, ora, mi dispiace dirlo. Ma un po' sarà l'emozione, un po' sarà il fatto che non tutte giustamente sono attrici. Grazie mille per l'abbonamento a Mario Emoji. Ma in genere più o meno mi danno questo effetto. Ciao, io sono una drag, sono brava e sto dicendo la cosa che ho imparato a memoria. Hai detto, hai praticamente fatto l'imitazione della prima che è entrata, quella in rosa. Ma io le Cosa voglio più famosa? bene. No, semplicemente c'è tantissimo questa cosa. E qua quando ho guardato quelli statunitensi, più o meno, in RuPaul Drag Race, c'è sempre quella che un po' fa così. In Italia quasi tutte e lei no. Io lì, nella sua convinzione, in quello che stava dicendo, ho capito che potevamo fidarci. Quale sarebbe la tua frase d'ingresso? Entrare, guardarmi in giro e Già tornare indietro. l'hanno fatto, Vabbè, già è stato fatto se non sbaglio. Qualcuno fa, ah, è qui che no, forse devo andare via. No, io entrerei, arriverò al centro. Attimi di silenzio, lunghissimi attimi di silenzio. Io che dico lunghissimi attimi di silenzio. Andrei via. Sai, Touché. non ho bisogno di presentazioni. Questa mi ha preoccupato un sacco perché quando l'ho vista entrare ho pensato, oh mio Dio, è un ospite speciale. Poi ha iniziato a presentarsi, ma ho visto che Out of Drag ancora copriva il volto. Ho pensato, oddio, è una persona che deve nascondere la sua identità perché, che ne so, gli omofobi la cacciano. Posso dire, non mi è piaciuto niente, niente di tutto quello che dice, fa, presenta, fa, indossa, niente. Perché? Allora, parliamo di silhouette. Entra, fa l'ingresso. Io ho pensato per un attimo indossasse le maschere da medici, quelli durante la peste, no? Quelli col becco. Quindi ho detto, oh, beh, qualche referenza alla pestilenza, non so come la vogliamo chiamare. Magari toglie la maschera e qualcosa di epico succederà. Poi la inquadrano di lato e ho visto che era una maschera da puppi. Ho detto, beh, ha tempestato una maschera da puppi di brillanti e ha perso la forma da cane, perché quello dovrebbe essere un cane, diciamolo. Poi l'ha continuata ad indossare. Ho detto, oh wow, quindi dovrebbe essere qualcuno che non mostra se stesso, quindi un po' alla Mischeta fino a qualche giorno fa, perché non so se, non sa, non, non so se sai che Mischeta ha fatto un face reveal, ha tolto la mascherina. Hai presente Mischeta? Ok, Certo. ha tolto la mascherina e sotto ha una faccia da maiale, tipo Penelope. Quindi il naso da maiale, guanciotte. E niente. Deluso, deluso che non si è attenuto nulla, cioè tipo creare tanto hype. Cioè come apri un Oretto Kinder e dentro ci trovi, I puzzle, so, quanto mi grande. incazzavo quando ci trovavo i puzzle.
Ah, bene, come ti gioco con questo puzzle da quattro pezzi. Il puzzle più difficile del mondo. Vi giuro, se qualcuno di voi era la persona che ha detto alla Kinder vogliamo mettere i puzzle come sorpresa negli ovetti, siete dei deficienti. Il motivo per cui la gente gioca con le macchinine è che le ruote girano. Se tu mi fai una macchinina che le ruote non girano, fa cagare. Un puzzle di quattro pezzi non è un puzzle. No, ma se c'è almeno l'action figure, la fantasia di un bambino fa tutto il resto. Il puzzle, cosa devo fare? Non c'è fantasia in un puzzle di quattro pezzi. Cioè, ci sta almeno il puzzle da 260 pezzi. Beh, almeno c'è un minimo di impegno che ci devi mettere, non lo finisci in 3 secondi. Quando trovavi un doppione, lo potevi scambiare. Quando trovavi un doppione, potevi creare due gemelli. Ma quando trovi il puzzle di merda, in No, più il doppione è una cosa inevitabile, deve capitare. Ma il puzzle. l'unica cosa che voglio spezzare a suo favore è che Drag Race Italia sta sperimentando una cosa che il resto del mondo non sta facendo. Le drag diverse. C'è stata la drag mascolina, cioè proprio che ci teneva a tenere i peli sotto le ascelle in Italia, sto parlando. In questa stagione c'è, nella stagione scorsa c'è stata Nikisha Lobamba, la drag con la barba. Sapete che per me la barba è importante, no? Oltre tutto quello che ha fatto in drag, però la barba è importante. Mi è piaciuto vedere una drag con la barba, non l'ha saputa gestire, questa è un'altra storia. E qui c'è una drag mascherata che in realtà, spoiler, è un ragazzo, appunto. Cioè, appunto, non c'è altro, è un ragazzo, appunto. Però stanno sperimentando. Cos'è che Drag Race America che cosa ha fatto? Beh, c'è la drag S2M. Quindi da ragazza è diventato ragazzo, però ha iniziato a fare drag. Che sta un po' nel mezzo. Accettatissimo. Siamo oltre. Sì, sto aspettando di arrivare alla prova perché adesso c'è tutta la spiegazione, quali sono le regole, Sì, che cosa vabbè, tanto ricevete non ci come interessa. No, premio. stiamo prolungando una live di ore. Che ore sono? Sì. Già l'una, minchia, già 1 ora e siamo soltanto agli ingressi. Oh, è già un'ora, è mezz'ora, tesoro mio, è quello Ah, sì, che hai ragione, succede. colpa mia. Facciamo finta di niente, ok? Ah. Allora, mini challenge, perfetto. Queste sono delle mini prove che danno loro dei piccoli premi o vantaggi per la prova seria. E per tradizione, la prima mini challenge è uno shot fotografico. Questo a tema Little Italy e lui. Lei. Non so nemmeno se posso mostrarlo su Twitch, quello è il mio problema. Ah, ok, no, io non sto ancora vedendo. Ma lui. Ah, lui. Wow. Grazie a Medusa per il raid. Che coincidenza proprio Medusa, poi ne parliamo. Però grazie mille per il raid. Stiamo parlando di RuPaul Drag Race, o meglio, di Drag Race Italia. È Se gente che è qualcuno confusa. conosce il cast di Drag Race, il cast della Pit Crew, in privato, grazie. No, ma sul Mi serio, erano convinti, lui. grazie. Cioè, non che gli altri siano brutti, ma lui. Mamma mia. Comunque, fondamentalmente, lei mi pareva che non sapesse con precisione dove mettere le mani, come posizionarsi, ma era spontanea nel farlo almeno. Ti posso dire. Fa drag da poco, relativamente poco rispetto alle altre, quindi non è tanto abituata magari a un shooting, non è tanto abituata a tutta questa scenicità. Sì, effettivamente, come citerò un tuo amico, come disse Edoardo Zaggia in un video, beh, geniale da il mago, come cazzo si chiamava, quello che sta sempre con le mani così. Che almeno hai in denti una tua posa per le mani e sai sempre dove metterla nelle foto. È un problema, le mani sono un problema nelle foto se non sai dove metterle. Ok, posso dire che quantomeno io
riesco a capire quando qualcuno è bravo o no con le fotografie se fai gli stessi errori che faccio io. Perché io ho tipo 10 cose che so che non devo fare, puntualmente le faccio e... Santo peripillo. Allora, c'è differenza tra quando io sono dietro alla macchina fotografica e allora posso dire, ok, attento, questa posa è troppo statica, facciamo questa cosa, no, questa non è spontanea, guarda dove ho messo quella mano. E quando io mi devo mettere in posa, quindi comprendo anche la difficoltà, perché una volta che tu sei lì a farti fotografare, no, non ti accorgi di dove hai le mani. Ti concentri su cose tipo, oh, come metto le sopracciglia? Siamo spontanei, e nel tuo essere spontaneo hai le gambe che sembrano a forma di formaggio. Io nelle foto. Tu sei fotogenico, vaffanculo. E, ecco, ecco, questa mi ha un po' sconvolto, cioè, quella spaccata non era una spaccata, è una stracciata, è un... Ah, è... Però sì, alla fine in questa prova ce n'è una sola di cui dobbiamo parlare. O... Oh. Sto vedendo ora la spaccata, quindi... Sì, ma lui... Lui... Sto aspettando la clip. Ah, lui, vabbè, lui. Attenzione che ti bannano, ti devastano il canale. Ma non ci sono capezzoli qui, non ci sono capezzoli. Ok? Vabbè, dai, almeno. Poi magari sti bastardi sono pure etero. Ecco, lei secondo me ha fatto un errore. Lei sapeva che la prima mini challenge sarebbe stata questa, perché è l'unica cosa che sai quando entra Drag Race. E ogni tanto c'è qualcuno che si mette qualcosa che non va bene. A volte sono proprio sfigate, tipo quella volta che la mini challenge era farle sott'acqua le foto. E tutta la gente che aveva cose che sott'acqua si scioglievano. Madonna, quanto è stato epico. Io ho amato, io cerco di capire perché non l'abbiano fatto più. Perché ah, ho davvero? amato quel mini challenge. È stata la mini challenge più iconica mai creata. Perché non lo hanno fatto più? Beh, forse perché costa una piscina. Ma no, non è che costa una piscina, è che costa è quando ti accusano di averle cercate di annegare. Salve. Sì. Trovate. Ciao, ti sento ma non ti vedo. Ciao Adri. Ciao. Oh, è arrivata Anna, forte chiusa. Dal veterinario? Ok. Tranquillo. Beh, vorrei dire in bocca al lupo, ma essendo un gatto. Vedrà che va tutto bene. Ciao Adri. Ciao. Ci manchi. Oh, anche voi mi mancate. Guarda, commento subito. Sta male qualcuno dei gattini? Come sta male il gattino? Poi non stavo ascoltando, vi dico. Ha lottato troppo e non usa, penso, e adesso zoppica. No, povera. Povero, se dici povera viene lì. No, povero, scusa, scusa. Ne sto cercando una. Dai, mi dispiace. Ciao. Ciao, ciao. Buona guarigione per Icnusa. No, adesso vediamo che cos'è. Comunque, secondo me, presentarti questa prova con i tacchi di 30 centimetri è un po' un... Oh, non potrò mai stare in posa decentemente. Ah, tra l'altro lei punta molto su quei tacchi di 30 centimetri. Segniamocelo. Perché io aggiungerò una cosa in futuro. A questa... È una postilla. Aggiungete un asterisco. Ok, io sono preoccupato da quel che potresti tirar fuori perché so quanto sei essere... Oddio mio, quel pettorale. Sì, cioè, guardalo! Guardalo, chi cazzo è Marta? Chi cazzo è Marta? Spero che sia sua sorella, sua madre. Ti prego! O Maria? È Maria qui? No, è Marta, non c'è. Secondo me è una T piccola, non è una I. La I l'avrebbero fatta con il puntino bello staccato, dai. No, è un Maria, è un Maria. È un Maria. Allora forse si droga, perfetto. L'abbiamo risolta. Ricordate, la marijuana e la canapa non sono droghe, ma comunque... Non puoi fare propaganda comunque, visto che in Italia è ancora illegale. E vogliono mantenerla, diciamo che è uno dei principali problemi dei giovani. Quando io ti direi, guarda,
Ci sta bene che tu abbia una tua opinione a riguardo, ma dire che questo è il principale problema dei giovani, no. Guarda, io penso che il principale problema dei giovani sia l'assenza di lavoro. Sì, questo è il serio problema. Non le canne, ma va bene. Ma neanche l'assenza di lavoro, il sistema monetario che per i giovani è insostenibile. Esatto. Cioè, Adriano mi ha visto cercare casa. Ragazzi, in provincia, in luoghi di merda, gli unici posti che sono anche solo vagamente collegati se cammini per 6 km a una fermata dell'autobus dove con 4 cambi puoi arrivare a una stazione, luoghi di merda dove un monolocale costa, sì è vero, 600-700 euro al mese, ma vogliono 6 mesi di anticipo. Contratti da 8 anni. E contratti da 4 più 4 come minimo. Ma ragazzi, cioè, stiamo scherzando. Come fa un ragazzo che è appena uscito da scuola a prendersi casa? Ma ragazzi, stanno per sempre in casa dei genitori. Ma ci credo? No? Che possono essere dai 3 ai 5 anni. Ma anche perché dovrei continuare a pagarti per altri 3 anni dopo? Cioè, che senso ha? Mi sto mettendo un mutuo sulle spalle che non mi serve. Sì, sì. No, io non ho tatuaggi, ragazzi, anche se Adriano vorrebbe farsene uno, ma continua a cambiare idea, quindi non se lo farà mai. No, l'unico su cui, cioè ce n'è uno solo, su cui ho, cioè, l'unica idea che ho da sempre che voglio fare. Cioè? Va Non la dirò. bene. Se Allora. mi abbonate, ve la dico. Almeno 3 abbonati e ve la dico, dai, adesso però. Tre abbonati ve la dico, io ho paura di quello che Adriano mi chiederà in cambio. Bene, guardiamo la scena più interessante dell'episodio. E fuori? Sono una vai, vai. caramella. Ma sei una caramella perché vuoi essere ciucciata? Non era questa, mi ero dimenticato di questa battuta era pessima. Procediamo. Amore, io adoro essere ciucciata. No, la situazione diventa sempre più cringe. Questa challenge per me sarà facilissima. Stai Amore, bene? continua a scattare! Scatta! Ok, questa è stata una scena bellissima. Guardalo lui, guardalo. Icona! No. Icona! Cioè, comunque, più avanti c'è una drag che ha detto: "Ah, ma se bastava cadere, allora cadevo di proposito anch'io." Non è che bastava Beh. cadere, lei è caduta, anziché primo dire, oh, aia, oh, mi si è spostata la parrucca, rimettiamo tutto a posto, rifacciamo. Ha detto, ok, adesso scatta. Lei ha iniziato a pulire con la sua parrucca, che sicuro non è costata solo 20 euro, si è messa a pulire il pavimento, perché il tema era literally pulizia di macchine, quindi lei pulisce anziché essere come le altre che si mette in posa e basta. Oh mio Dio, cos'è stato quel suono? Cosa Adriano, sei abbonato. cosa Ti hanno regalato l'abbonamento al canale. grande, chi è stato? Gesù. Grazie Gesù, Gesù 91. Grazie. Allora, non esiste ancora una... vi racconto il tatuaggio che voglio fare. Non esiste ancora una bozza, una volta ho provato a farne una bozza, ma chissà fino a fatto dovrei averla sul tablet e non riesco a mostrarvela, ma era una cosa giusto per rendere un'idea. Allora, non vi posso mostrare nulla, voglio farlo qui, inclinato di qua, così, una capsula con dentro la testa di Medusa, cioè quindi serpenti, un volto di profilo con una testa tagliata, dentro una capsula ibernata. È complesso come tatuaggio, lo so, e intanto vi ho mostrato la mia fitta in live. Beh, questo è... Grazie. Poi magari se qualcuno ha voglia di farmi uno, se c'è qualche tatuatore che ha voglia di regalarmi anche il disegno, prenderlo in considerazione. Magari appena trovo un lavoro, però me lo vado a tatuare. Bene, ragazzi, qualcuno gli vuole dire quanto fa male in quel punto? Non mi è mai fregato nulla del dolore, sinceramente. Non...
Tanto mi lamenterò lo stesso, anche se lo faccio qui è piccolo, mi lamenterò, quindi. Dettaglio, direi Ma che dai, abbiamo il è un bene che non l'ho fatto. A me piaceva l'idea. Medusa ha molti significati ed è una figura mitologica che mi è sempre piaciuta. Cioè, oltre a sì, lei ti guarda e ti pietrifica, no, tutta la storia che c'è dietro. Sto sudando, fa caldo, sono felicissimo. Grazie, Gesù. Sto mangiando perché non mangiavo da Come ieri sei io sera. che parlo e tu che... Ah? Sto mangiando dei picos perché non mangiavo da ieri sera. Ma io ho fatto pochissima colazione, sto morendo di fame. Gianni mi aveva portato la colazione e ho mangiato solo una ciambellina perché era dolcissima. E ora ho fame di nuovo. Ho visto la foto del donut. Esatto. Da donut. Comunque sì. Vabbè, Sì, dicevi? no, volevo commentare Obama e sinceramente, ma con quello stacco di gambe, se non faceva lei una foto così, chi avrebbe mai potuto farla? È altissimo. Sì, beato lui. Beh, qui c'è il face reveal. Oh wow! Pronti a rimanere sconvolti del vostro puzzle quattro pezzi? Io non mi lamento. Cioè, ok, non aveva Ma sotto un segreto incredibile. Però non infatti, mi diciamo che lamento. essendo l'unico che non era in drag, gli hanno fatto tenere la maschera, cioè l'unica cosa che ha è questa matita nera intorno agli occhi, fine. Più che altro, perché la scelta di non essere in drag sotto? Infatti vorrei capirlo anch'io, anche perché se ti ricordi, Silky, sì, era Silky, è stata criticata perché nonostante indossasse una maschera che lo coprisse tutto il volto, lei non truccò gli occhi, truccò solo le labbra. Oh, perché non ti sei truccata? Sei comunque una drag. Sì, ma non si vede e fu criticata. Quindi io mi sento quasi in dovere di dover criticare lui del fatto che non fosse in drag. Il segreto è che non aveva un segreto, esatto. Il face reveal più inutile della storia. Mi ero convinto che fosse chissà cosa quando si è presentato dicendo: "Ma io sono di New York." Ma io pensavo fosse una battuta brutta che non funzionava. A quanto pare no, ha vissuto a New York. Wow, È nato a me New lo York, a segno, quanto aspetta. pare. È nato a New York, wow, me lo segno, Perché aspetta. c'è un punto poi in cui racconta la sua storia, strappalacrime, che effettivamente lo è, in cui Sì, per lui l'amor del cielo. è stato molto in difficoltà quando si è trasferito da New York alla Calabria, in un paesino di 500 anime, e lì si è sentito schiacciatissimo, ha vissuto con i nonni, e i nonni hanno iniziato solamente, non l'hanno mai chiamato per nome una volta. Cioè. Lo hanno offeso, cioè, quindi effettivamente è brutta come situazione. Però parlando della competizione, parlando del suo drag, non rimane molto. Cioè, tolto quella maschera da cane, da puppi, cosa rimane? Comprensibilissimo, comprensibilissimo. E allora, fondamentalmente, la vincitrice qui è stata ovviamente lei che è scivolata deliziosamente, anche se qualcuno ha reagito Ovviamente. molto male, e il suo Perché a un certo premio. punto ho pensato, secondo me l'hanno fatta vincere per paura di che le facesse causa. Se mi avete fatto scivolare e mi sono fatta male, vi faccio causa, fatemi vincere. No, non ho più battuta. Lion qui è nuova. Quindi volevo ringraziarla. Ciao Lion. Allora, una nuova che non sa che siamo, nuova che non sai l'argomento, nuova che prima volta su Twitch con me. Allora, parliamo un attimino di questa questione. Perché tutte le volte fanno sta scenetta del si incazzano? Cioè, non so se è montato o no, perché succede in tutte le edizioni di Drag Race, dove loro si incazzano, no? Dovevi scegliermi per prima. Lei ha il compito di scegliere chi per prima potrà
prendere qualcosa da questo piccolo tir. Praticamente lì sopra ci sono delle cassette contenenti oggetti casuali per mettersi in drag, e ognuno riceverà una cassetta. Il primo a prendersela, ovviamente la prende per primo, poi sceglie chi sarà il secondo e così via. E tutte le volte qualcuno che arriva dice: ma perché non ha scelto me, ha scelto l'altro suo grande amico? Una cosa, penso l'abbiano gestita un po' male, perché penso proprio che queste cassette non contenessero abbastanza materiali. Perché? Perché, cioè, erano pochi e alcune di loro hanno... Alcune si sono abbondantemente riuscite a creare un intero outfit, altre sembrava quasi avessero paura magari di usare qualcosa di loro, perché di base non potrebbero usare roba loro, ma solo roba delle cassette. E quindi i loro outfit erano spogli, cioè perché magari non c'erano abbastanza materiali per creare qualcosa. Secondo me potevano, non lo so, magari dietro le quinte dargli una seconda cassetta con più materiali, perché una cosa è fare la scenetta della cassetta all'italiana con frutta e verdura dentro, e una cosa invece è che c'è poca roba da mettere addosso, cioè alcune di loro non hanno usato un vestito. Cioè, non hanno usato una base, un vestito, e poi ci hanno appiccicato le cose sopra. Hanno direttamente appiccicato le cose su loro stesse, oppure hanno cercato di creare un vestito con quei materiali, e sinceramente sembravano pochi. Critica personale. Stavo mangiando, quindi aspettavo che tu finissi di parlare, e mi hai finito troppo presto. Hikaru Koroi, che prima o poi riuscirò a pronunciarlo bene, dice che invece pensa sia fatto apposta che per limitarle. No, se poi crei una piccola situazione di svantaggio per alcune, che ok, è competizione, ci sta, però non partivano tutte dallo stesso punto. Quindi un po' mi dispiace. Difficoltà diverse da affrontare. Cielo, in Drag Race ufficiale, quello americano, c'è stata Ben della Creme che non sapeva cucire, non aveva materiali né niente, ha vinto la sfida con della colla a caldo. Quindi lì c'era abilità, ma tanta abilità. Ma qui stiamo parlando un po' della roba italiana. Cioè. It's Doms mi dice: ma l'intervista è montata apposta per fare backstory drammatica? Sì, lo sappiamo. Più che altro, possibile che tutte siano sempre offese perché non sono state scelte per prime. Ma piuttosto trovami mille altre scuse. Cioè, è facile trovare una qualsiasi altra scusa. Puoi dire: oh, cazzo, io stavo puntando a quella cassetta e l'ha presa sta stronza. Oh, guarda, mi è capitata questa, io quando l'ho vista ci sono rimasto malissimo perché non capivo che cosa ci fosse dentro. Oddio, io ho preso questa perché non ho visto che c'era l'altra che era più bella. Cioè, ci sono infinite cose che puoi dire. E puntualmente tutte stanno dicendo la solita cosa, che in realtà è molto infantile, lasciami dire, del... ma è mia amica, avrebbe dovuto scegliere me. Sì, ma è amica anche di altre 5. Cioè, non è che posso scegliere 5 persone per il merito come prime. Sono costretto a sceglierne una. E i corcoratori questa scusa lo utilizzano sempre. La parte di loro, le loro scelte, perché non è che ti fanno vedere i grandi materiali messi lì dentro. Ah, Libris dice: sì, ma con che criterio scegli la prima? Sì, la prima è stata la vincitrice e lei ha un motivo per essere scelta. Poi da lì in poi è questione di sua strategia. Se intende poi la seconda, lei, cioè la vincitrice, ha scelto una della sua famiglia drag. Esatto. Che almeno, cioè, non ha voluto fare un torto a una persona a lei vicina. Esatto, tutto lì. E poi le altre, cioè, siete sconosciute per me, perché dovrei scegliervi per prime? Cioè, se io vengo scelto per ultimo, non me la prendo con te, me la prendo con Dio e dico: cazzo, perché mi doveva capitare sta cosa? Ma non è colpa tua, giustamente. Io avrei scelto Aura Eternal. Insomma, in questa cosa ne puoi anche approfittare per farti amicizie nuove, regalarla a qualcuno con cui ancora non hai parlato, quindi... Beh, c'è cioè anche, essendo in una competizione, potresti prendere la più forte e fartela amica. Comunque, Enrico, ti chiedono: quanto pagheresti per abbracciare e palpeggiare il modello? È lui che dovrebbe pagare me. Dici tu, ho più follower. No, non intendetela così, poverino, mi dispiace.
Aspetta, è stato bellissimo. C'è stata una velocissima inquadratura in cui c'era Obama che era voltata e alle sue spalle c'era un'altra drag che faceva una cosa tipo. La clip. Mi spiace, non l'ho più ribeccata. Vabbè, fa niente, è andata. Allora, qui devo dire che è sempre bellissimo vederle doversi organizzare per fare qualcosa da sole. Ed è ancora più bello quando tutte quante hanno un tema comune, quasi per sbaglio, come in questo caso, dove quasi tutti hanno scelto correnti artistiche. Beh, rispondiamo all'ultimo commento che è arrivato, ci chiede perché è qui da 10 minuti. Salve. Ci Prego. chiede se lo faremo ogni settimana. Guarda, se mi piace e funziona, volendo sì, perché comunque ci stiamo divertendo. Ne avremmo comunque parlato in privato. Esattamente. Più che altro, è la prima volta che proviamo a fare una cosa del genere, non sappiamo come gestirla e tra 7 giorni esatti io non so dove sarò. Non entro nei dettagli perché non ho detto niente a nessuno, però tra 7 giorni io non sono sicuro di avere una buona connessione a internet. Se ce l'ho, si fa senza problemi, tanto è ancora mercoledì. Vabbè, ma che vada che è già uscito l'altro episodio, possiamo farla anche in questa settimana per recuperare. Questa settimana quando? Oggi è mercoledì. Beh, Già. se già è uscito, potremmo farlo venerdì. Te la butto lì. No, niente venerdì. Sabato. Niente sabato. Giovedì. Per quello che deve succedere, succede venerdì. Ah. Ah. Già. Vabbè, ragazzi, se non è settimana prossima è quella dopo e recuperiamo. Se Comunque, per chi tutto si va è appena bene. connesso, visto che a quanto pare anche Lion l'ha fatto, è un reality show dove loro sono costrette a subire una serie di prove, dove alla fine di ogni episodio una di loro viene eliminata. L'ultima che resta vince un premio. E sono tutte quante, beh, uomini vestiti da donne. Il concetto del drag è questo, detto in soldoni. Non è così semplice, però. Ah, ti lascio commentare qualcosa mentre vado a risolvere un piccolo problema. Sto aspettando di vedere qualcosa. Cosa dovrei commentare? Piccolo problema. Non lo so, Vabbè, tipo il commentiamo. fatto che quella futurista non sembra futurista. E lo sapevamo da subito che non sarebbe sembrata futurista. Io ti sfido ad aver pensato che sarebbe stata futurista. No, per nulla. Ma hai messo play o. Ok. Ah no, quindi devo commentare così a memoria. Arrivo, arrivo. Ragazzi, datemi un minuto che Enrico si allontana, ma gestisce lui lo schermo, quindi Volevo mangiarmi una banana, stavolta. ma sono banane che arrivano proprio dal casco di banane e sono cresciute qui dietro, Wow. ok? Il problema è che sono quelle più alte dalla parte del casco. Io non lo sapevo quando me le hanno strappate, ma quando strappano quelle più alte e sono così piccole anche perché non le vendono poi, ma il problema principale è che quando le staccano si strappano. E quindi la prima parte della banana è sempre marcia. Ed è uno dei motivi per cui non le mettono in vendita. Ma le utilizzano per fare succhi a volte o altra roba del genere. Qui ci fanno anche la marmellata con queste. E nulla, erano in offerta da una finca qui dietro e me l'hanno regalata praticamente perché altrimenti sarebbero andate male. Mi è Frutta. piaciuto tipo la prova del cuoco, ma con più glitter. Tipo Extreme Makeover Home Edition, ma con più glitter. No, perché ci sono certi restauri qua dentro che. Io ho criticato fin da subito, fin dalla terza stagione, il fatto che in Drag Race tutto è rosa. Secondo me dovrebbero un po' limitare questa cosa del rosa, perché certo il rosa è bello, ma satura. Satura Devo stare tantissimo. A me stanca tanto guardare RuPaul Drag Race o gli altri Drag Race, perché cioè è tutto talmente rosa. Posso dirti che non sono d'accordo Dimmi. Cioè, perché aspetta. sono ottimi colori per dei fermi immagine, non per un'ora di puntata. Allora, perché i Simpson sono gialli? Ricordati che io ti sento e poi ti vedo dopo un quarto d'ora, quindi non so cosa stai facendo. Ho alzato un dito medio.
Ah, ok, grazie. Eccolo, lo vedo in... vedo che si è alzato. E il dito medio. Scusa, ma tu scorrendo i vari canali, no? Ti fermi a guardare i Simpson perché sono gialli, almeno all'inizio, ad oggi sono tipo iconici. Però dicevi, perché sono gialli? E li guardavi. Scorrendo i canali, oppure scorrendo, perché questo è su Discovery Plus, se non sbaglio, scorrendo Discovery Plus, perché ti fermi a guardarlo? Perché c'è questo rosa accecante che dice guardami! Ecco, Pimp My Ride, ma con più glitter. Vai, andiamo alla sfilata, dai, andiamole a criticare perché hanno fatto certe scelte terribili. Tra l'altro qui c'è ospite speciale Patty Pravo. Sì. Infatti Che io, anche la finché non canzone siamo arrivati bellissima. al lip sync, mi sono detto: cos'è che ha fatto pa Patty Pravo nella vita? Ho una Ma pessima dai, cultura gay, dai. ragazzi! No, no, non lo puoi dire, infatti Bravo è un'icona, non puoi dirlo. Sei tu che non la conosci perché vivi in mezzo a un'isola deserta. Che a te Cioè, questo ora piace. lo puoi usare come giustifica per almeno l'ultimo anno di vita che hai passato lì. Sì, è un anno che Adriano se ne esce con cose del tipo: ah, guarda, non ti vengo a picchiare solo perché sei su un'isola deserta. Non ti dico di annegare solo perché sei su un'isola deserta. Ti auguro di perderti solo perché sei su un'isola deserta. Ah, questa cosa non l'hai saputa perché sei su un'isola deserta. Grazie, Sì, è Adriano. un'ottima scusa. Ma sai cosa Funziona. c'è in questo Beh, deserto? I diritti LGBT. lì ci sono su un'isola deserta. Fatti due domande. Fatti due domande su come la gente vede il mondo pensando di essere nel primo mondo e poi non ci sono i diritti per i gay. Comunque. Ah. Stai entrando la prima? Già, sta entrando la prima e c'è tutto il reveal. E dimmi quello che pensi di Medusa. Wow! Posso dire, forse era meglio se si teneva la maschera. C'è proprio quella da cane all'inizio e non mostrava mai più niente, anche perché il Che reveal più inutile della storia, parte 2. ha di male? Che ha di male? Cioè, ok, noto delle cose che nemmeno a me piacciono, va bene, però che ha di così male? Allora, io mi auguro sia ancora sul fermo immagine su It's a Rumor That sotto. Certo. Allora, partiamo. Hai fatto la parrucca di Medusa più inutile che io abbia mai visto, appiccicata in testa, appiccicata su un coso in velcro, come cazzo si chiama, cioè quei cosi di spugna, le cuffiette, ecco, chiamiamola cuffietta. Su una cuffietta hai attaccato dei serpenti. Ok, poi il dettaglio che hai tagliato la gola. Ok. Serpenti intorno alle braccia, due pezzi di cose appese qua. Poi hai preso un bustino e ci hai attaccato sotto una pseudo gonna, cioè hai preso un pezzo di stoffa, ce l'hai attaccato sotto e hai messo due catene. Fine. Non c'è nient'altro, non c'è struttura, non c'è. Non c'è niente. La drag si chiama Joffre. Ah? La drag si chiama Joffe. Joffre. Geoffrey, che è il suo cognome, Sì, me lo l'avevano ha anche chiesto in chat, spiegato, tutto lì, anche vai. se non ci interessa. Allora, sembra un costume di carnevale comprato dai cinesi e modificato per quella tua amica che dice: No, dai, il carnevale, adesso non facciamo qualcosa. Io voglio fare troppo Medusa. Di fatto la questione Medusa è quella che anche a me ha fatto dire: ma aspetta. Allora, primo, la prima caratteristica che abbiamo di Medusa di Caravaggio, perché è la Medusa di Caravaggio, non è neanche il concetto di Medusa, è proprio quella, è che i capelli sono ricci. Perché mi fai sta cosa che Sono appiccichi la codina del serpente e poi la fai cadere? tutto, cioè, è un'intera dea basata sul fatto che lei abbia i capelli a forma di serpente. E io qui sembra, cioè non sembrano nemmeno serpenti, sembrano tubi di plastica. Cioè, a me Esatto. la prima cosa che dico è: plastica sarà magari a tema riciclo? E i giudici che fanno: no, vabbè, ma io poi quando ti ho visto in casa, ho capito subito che eri la Medusa di Caravaggio. Ah, ah. Ci credo, guarda.
Per l'appunto, Allora, cioè. la famosa medusa di Caravaggio con le tettine al vento e un bustino e una gonna rossa totalmente fuori contesto. Tra l'altro, da quale spazzatura le ha prese quei due scaldabraccia lì? Cazzo sono? Era tra i materiali che aveva, sicuro. Più che altro mi dispiace perché hai pochi serpenti. Se tu avessi tanti serpenti puoi farti una chioma. Ma se ne hai pochi, piuttosto che farmi il calvo che ha ancora i capelli lunghi, che sembra Gazza, fammeli ricci, acconciali, fatti una coda, qualcosa con sti cazzo di serpenti, ti prego. Ci sono E mi mille mila dispiace. modi per creare qualcosa. Cioè, se avesse preso, no? Qualcosa che portava più in alto e poi dentro ci avesse messo dei serpenti che uscivano, in modo da staccarli anche dal corpo, così tu crei capelli, corpo, non capelli, corpo. E mi dispiace davvero tanto. Perché mi sta Senti come simpatica. sì, esatto. Bene, successiva. Allora, era Aura Eternal, giusto? Già. Io la amo e lei con così poco materiale è riuscita a fare un intero vestito e il materiale era poco, parliamoci chiaro. E davvero hanno criticato quelle scarpe che, per l'amor del cielo, non saranno bellissime e non riesce a camminare in modo comodo, ma quanto è icona, quanto sembra Hilary Blasi nel migliore dei suoi periodi. Ma Che il make-up funziona tantissimo. Un paio di critiche ci stanno, tipo l'unica critica che avrei fatto, la parrucca, avrei fatto in modo di attaccarla perché si vede lo stacco, si vede che è una parrucca ed è una cosa che non mi è mai piaciuta quando si vede che è una parrucca, che puoi prendere anche una parrucca dei cinesi, ma se riesci a fonderla un po' con la tua fronte, una front line qualcosa, funziona. Poi non ho capito perché cammina con queste ginocchia piegate, secondo me non è pratica dei tappi e mi dispiace, nonostante quei tacchi, cioè vi faccio vedere una cosa. hai ancora quei tacchi? Hai ancora quei tacchi? Ragazzi? Raga, sono brutti, ok, tanto stavano su, qui c'erano i diamante bianco. Io camminavo bene su questi, sono comodi, prendevo, cioè sono larghi, quindi sono comodi, i suoi sono larghi. Come ti riuscivi a camminarci? Allora. Ragazzi, se volete regalarmi dei tacchi, io porto 43-44. Perché non ne ho, questi sono gli unici tacchi che ho, purtroppo. Ragazzi, quei tacchi ovviamente non erano così, avevano tutta quanta la loro bella colonnina dorica, avevano tutto quanto erano Sì, erano. parte di un bellissimo cosplay, e quei tacchi hanno visto Rebecca Sugar dal vivo. Quei tacchi hanno visto Rebecca Sugar dal vivo. Quei tacchi si sono fermati dal parlare con Seidonia, vorrei ricordartelo. Mi hanno... No, ero... non era il cosplay. Che eri in cosplay, eri sicuro, non so quale diamante fossi, quello è il problema. Forse ero giallo perché Luca era Ok. giallo. Quindi no, Allora non portavo quei procediamo con quei tacchi. tacchi hanno attraversato Lucca a corse. Quei tacchi hanno attraversato Napoli a corse. Quei tacchi hanno attraversato Luca a corse facendomi uscire delle vesciche, se vorrei aggiungere. Comunque, che hanno di male le sue scarpe? Cioè, ok che non riesce a camminarci, ma. Non sono il cane, non sono terribili, non sono male. Vieni, c'è il cane, ve lo Esce il faccio cane. vedere. Salutate Cesare, ragazzi. Il cane è più terrorizzato da qualsiasi cosa che voi abbiate mai potuto vedere. Ha paura di Ciao, tutto. tutto. Ha paura delle Cavolo, si cose, ha attraverso paura il telefono, dell'assenza era delle cose. andato a camminare. Non voleva passare perché aveva paura. Di farti i dentini. Ok, Cesare, puoi andare dove vuoi adesso. Ha paura dei Beh, cucciolo. suoni, ha paura del silenzio, ha paura delle luci, ha paura del buio. Ha È paura di. stressato, lo sai? Non so perché, ma tipo, c'ha la cuccia e si mette lì e fa tac, tac, tac. Non la strappa, fa solo rumore. Lo chiamo lo stressato. Ha paura dei sassi, Sì, coriandoli, le Adriano e luci, Babbo Cesare, Natale. perché volevo dargli anche un nome da volevo dargli un nome più grande di lui e quindi ho scelto il nome di un imperatore, perché lo Lei. porto anch'io. Lei la adoro.
Questa è stata davvero bella. Sto aspettando di vederla. Cioè, è semplice, ha utilizzato tre cose in croce, ma l'abito sì. È da sfilata. Vedi che quello che dicevo, secondo me lei ha usato ovviamente un suo vestito e ci ha creato sopra questa cosa, perché io dubito le sia uscito tutta quella stoffa. E invece sì, che per c'è la la sì. scena in cui la invidiano perché lei ha beccato sto rotolo di stoffa di un colore bellissimo. E c'era Ah, sì, è l'altra che si vero, lei è stata lamentava l'ultima dicendo: che ha "Ah, io ho beccato beccato, il sì, è saio". vero. Beh, ha creato un vestito, cioè è un vestito veramente da sfilata. Il fatto che sia geometrico, che sia simmetrico e asimmetrico, cioè funziona decisamente. Sì, questa è proprio l'Italia moderna. Cioè, wow. Tanto mi sono capita delle emoji che una persona normale avrebbe detto che stronzata, come cazzo le uso? Le appiccico su un bustino. Lei. Sì, chiunque le emoji le avrebbe utilizzate male, tipo se le sarebbe appiccicate in giro e poi le avrebbe illuminate. E invece... No, ma infatti penso che in una valigia drag ci deve stare sempre una parrucca di un colore fluo, per forza, perché tu non sai cosa ti possa accadere. Cioè, per esempio, ora, delle emoji, se avessi abbinato una parrucca di un altro colore, sarebbe stata male, invece ha usato due colori in croce. È giallo, stile orange. Caro Croi, tu che ti intendi di Sartori ogni tanto, diccelo che cosa succede, ok? Diccelo che cosa si fa, qual è l'errore di Sartori o altro, è sempre interessante. Infatti, sì. Io tra l'altro, parlando di Sartori, ho cercato di ricucirmi dei pantaloni che mi ha ricevuto un buco, poveretti. Ho fatto un lavoro incredibile, non si vedeva niente, era perfetto, sembrava che nessuno li avesse cuciti. Sono stato molto attento, mi sono fatto tutto il mio bel lavorone e quando finalmente l'ho finito, Si dopo sono che li ho cusciti. portati per una giornata e non è successo niente a loro, niente, nel toglierli sono scivolato, ho allungato improvvisamente il piede e... Ah, tu sei sfigato, ma... con affetto. Beh, questo è un bellissimo outfit, devo dire che l'idea del siamo quadrati è stata fantastica. Aspettando di vedere chi è. Si notano alcune cuciture fatte male, sarebbero bastate poche ore in più, oh beh. Vabbè, comunque il tempo appunto è Ok. limitato, i materiali sono limitati. Però ti Ci ringrazio. sta. Beh, comunque, grazie, infatti, grazie. Oh wow, un quadrato che fa un reveal diventa un cilindro. C'è una mosca che mi sta rompendo le palle da un po' di giorni, da un po' di live, ok? Adesso ho iniziato a fare una cosa stupidissima. Hai presente le mosche quando si schiantano contro i vetri? Lo fa Si contro schianta di su di me. te. Prima mi ha colpito qua, mi ha fatto pure male. Adesso mi ha colpito di qua, l'ho sentita far rumore. Ma non ti fai male. Comunque, vogliamo fare una critica a questo vestito di, non mi ricordo come si chiama, un cilindro. Sarà cilindro per noi. Beh, la parrucca mi piaceva, più che altro è che non è un vestito. Allora, hanno detto, oh, beh, ha delle influenze di Lady Gaga e di David Bowie. Sì, i pantaloni sono da David Bowie. Poi, ricordate la postilla che vi ho fatto mettere sui tacchi? Sono gli stessi tacchi. Sono il tacco 30 cm che ha usato per entrare. Quante drag queen sono state? Troppo le sparavano perché avevano osato rimettere le stesse tappe. Come cazzo ti permetti? Ecco, no, sinceramente, un grosso e grasso no. Per l'amor del cielo, allora, il make-up funziona con la parrucca e il pantalone ci sta. È quello che c'è in mezzo che è terrificante. Cioè, hai preso delle strisce, cioè quelle per, come chiamano? I nastri per separare le zone e hai fatto un tac che in realtà ti si vede il membro. Cioè, quante drag sono state criticate perché magari nella prima stagione di RuPaul's Drag Race sono state una è stata criticata perché fatto io non voglio vederti ballare e vedere sto coso che sballonzola in giro. E ok, questo drag Italia, questo Drag Race Italia è diverso e quindi include più cose. Non è drag se ti vedo il pacco, però c'è. Cioè...
Beh, Che se per ti l'amor vedo del il cielo, in patto ed altri è contesti. voluto, è un conto. Se invece non era previsto. Ok, qui è previsto, va bene, è previsto, è ok. Ma sinceramente, ci sono altri contesti in cui mi avrebbe fatto piacere, mi sarebbe piaciuto vedere il capo. Non è questo, non è in una sfilata, non è in questo contesto. Sì, io qui ho un tavolino, quindi ogni tanto vedete che mi appoggio. E lei, io avevo paura quando ho sentito parlare di testa di Moro perché non conosco la cultura siciliana e avevo in testa qualcosa di molto razzista. No, la testa di Moro sono le. C'è la storia sulla testa di Moro, la vuoi sapere? Te la racconto in brevissimo e male. Prego. Allora, prima faccio una critica al vestito, fantastico, lo adoro, punto. Funziona tantissimo, peccato che non abbia personalità lui, ma sul palco ci sa stare, cioè la sua personalità finisce quando inizia a parlare, perché sul palco ci sa stare, la adoro. Comunque, la testa di Moro, ve la faccio breve e ve la spiego male. C'era questa tizia che era innamorata di questo tizio era innamorato di questa tizia. Lui la corteggia, lei a un certo punto decide di starci, perché lui le promette amore eterno. Ve la sta insomma, di un male. Comunque, le promette amore eterno. Questi due hanno il loro atto durante la notte. Lui la mattina le dice: guarda, mi dispiace, in realtà ti ho mentito, devo andare, ho moglie e figli da un'altra parte. Lei, presa dalla rabbia del momento, prende un coltello e gli taglia la testa. Non contenta, prende la testa, teoricamente se non sbaglio la capovolge oppure fa un buco sopra, non mi ricordo, mette in balcone e ci pianta dentro del basilico. Tutti quanti videro che il suo basilico cresceva meglio degli altri e quindi iniziarono a creare questa forma di testa perché era bello. E quindi c'è la cosa che porta fortuna a piantare del basilico in una testa di Moro. Ve l'ho raccontata male. Come la ricordo? Perché era carina come storia. Carina. Quindi sì, la testa di Moro era una testa, fine. Molto male, sì, lo so che è molto male, l'ho già contata. Primo, questa cosa torna in un sacco di fiabe, torna in un racconto del Decameron. Ok, è proprio un racconto popolare abbastanza diffuso in Italia, sta cosa del tagliare la testa e poi piantarci dentro qualcosa, o simili, o tenersi la testa e roba del genere. Ma, Adriano. Pianta in un vaso e sopra ci mette il basilico. Ok, era diverso, non era nella testa, ci mette il basilico. Ci siamo capiti, però. Cosa c'entra il vestito? È la testa di Moro. Porta. Cioè, hai mai visto una testa di Moro? No, se non sapevo che cosa fosse. Allora, diciamo che la forma c'è. Ha creato un ottimo vestito. Effettivamente, le teste di Moro. Cioè, somiglia molto se vedi. Se prendi un. Se cerchi su Google, testa di Moro, esce. Quello. Però è fatto bene, punto. Ci basta sapere questo. Non devi già conoscerlo per connetterlo, purtroppo. Ha scelto una cosa molto particolare perché delle sue origini, se non sbaglio. La Petit Noir. Beh, sto guardando le immagini e ci sono solo due possibilità. Opzione A, Quali? quello che è un semplice vaso e che credo che sia l'ispirazione. La seconda è proprio quella che avevo in testa io. Quale? Merletti. Blackface. E appunto la parola Moro era un modo per riferirsi ai neri, quindi. Sì, però. Sì, però no. Devo Non sapere di è più su questa Blackface, storia, soprattutto non. da dove arriva l'idea di farlo nero. Anche perché Sì, la perché Sicilia ha penso tutta una proprio. storia particolare con i popoli africani, eh. C'è anche la variante bianca, penso lei si sia ispirata alla variante bianca, comunque. Giustamente, perché sarebbe stato un po' problematico fare una blackface su RuPaul Drag Race Italia, avrebbe potuto far chiudere il programma, evidentemente.
Anche questo a me è sempre sembrato ottimo, non ho capito perché ci fossero delle critiche. Cos'ha di male? Lo sto per vedere. Sembra un'allenatrice di Pokémon di tipo acqua. Allora, sinceramente, funziona. Avrei fatto lievemente diverso il make-up perché è veramente pesante. E ho tanto make-up sugli occhi. Però sulla tua faccia funziona. Avrebbe potuto gestirla meglio? Sì. Funziona? Sì. Diciamo che è un 6 più, un sufficiente più. Diciamo, ha fatto il suo dovere. Non poteva aspettarsi di vincere con un vestito del genere. E sinceramente, era questa che l'ispirazione era la Venere di Botticelli? No. No, non era questa, ok. Questa che cazzo si era ispirata? Perché sinceramente non sembra ispirata. Era la Vera di Botticelli, non ce n'erano due di Botticelli, eh? Ah, ok. No, comunque non vedo il quadro a cui si ispira, se vogliamo fare una critica. Qui non ti viene il minimo dubbio. Cioè, questo è talmente arcimboldo. Sì. Cioè, guarda, più arcimboldo di così c'è, era arcimboldo, punto. È arcimboldissimo ed è bellissimo l'abito. Sì, ha creato veramente un bell'abito. Funziona, ha le forme giuste. Beh, è la Diamond, ecco perché tutti avevano paura di lei. Minchia. La Diamond ha detto, ok, io vado a RuPaul Drag Race Italia, Drag Race Italia, e vado a vincere. Ciao, ci vediamo quando ho vinto. Cioè, ha tolto un po' di competizione alle altre. E mi piace il fatto del make-up, parlando del make-up sotto la maschera, mi piace il fatto che non abbia aggiunto le sopracciglia. Tu sai che per me le sopracciglia sono importanti sempre, però il fatto che non le abbia ci sta bene, perché sarebbero state di troppo. È quello che avrebbe dovuto capire Lukisha Lubamba nella stagione passata, che se hai la barba devi togliere qualcosa, perché se no è di troppo. Ah! Dica. E comunque vorrei comunicare a tutti quanti che io... C'è stato un momento in cui sono stato convinto che Lukisha Lubamba fosse in realtà Will Wash sotto un altro nome. Quanto sarebbe stato iconico! Ma io voglio Will Wash che partecipa a un episodio, così a sorpresa. Ma sai che un episodio internettiano io lo farei? Non capisco perché non l'abbiano ancora fatto, anche perché Will Wash, secondo me, ci sta. Sta facendo un sacco di programmi LGBT, quindi non vedo perché non RuPaul Drag Race Italia. E metto un'altra volta RuPaul. Sì, mi faccio le sopracciglia, ci tengo alle mie ali di gabbiano. Mi fate 3 episodi e mi mettete prima lui, prima Will Wash, poi un sandalo e poi io. Allora, perché non vedi di andiamo a partecipare anche noi? Come sai, noi vi abbiamo criticato su internet, possiamo stare qui a criticarvi dal vivo, grazie. Guarda, se vuoi tu ti puoi iscrivere alla Pit Crew, sarebbe esilarante. Io nella Pit Crew? Sì. Faccio l'orsetto. Ah. Allora. Dica. Io sto morendo perché... Io sto aspettando che mi arrivi il video. Allora, guardate. Lei arriva, ok? Narciso arriva, guarda verso i giudici e c'è questo. Guardate il momento in cui passa da... Ah. Allora, qui non è come trovare un puzzle, qui è come trovarci una cagata infestata di vaiolo. Dio mio, che cattiveria! Sinceramente, se non avesse fatto il reveal e avesse camminato tutto il tempo con stellucine in mano, con quell'abito nero, funzionava, ci stava, meglio di quella merda che ha addosso. Io che mi lancio dentro il cassetto della spazzatura, dentro il cassonetto della spazzatura con della colla addosso. Se permetti, questo del futurismo non ha niente. Cioè, lei credeva simpatica accendendo la lucina sulla patonza, ma sinceramente anche meno. No, che tra l'altro io all'inizio pensavo fosse una cucchietta, ho detto cazzo quante cucchiette hanno messo in queste ceste. No, è la sua testa dipinta di nero. Cosa?
E la sua testa dipinta di nero, si è dipinta la testa, le orecchie, il mento, per fare questa faccina tonda, giusto in mezzo, terrificante, brutta. È terribile. Intanto aveva una stoffa ottima dietro, quella causata come un mantello che non si vede mai. Cioè, se non fosse per questo frame, ti giuro, scompare, perché poi le va dietro e cade come un peperone. Era un'ottima stoffa, no, cerco di fare un total black con delle luci, yeah! Allora, tu hai del giallo fluo, tu hai delle luci, hai del giallo fluo, su cosa decidi di mettere le luci? Su del nero, il nero che non espande la luce. Io boh, veramente. No, ma mi dispiace perché... A me no, faceva cagare all'inizio, ha fatto cagare fino all'ultimo, sinceramente. Mi stava anche antipatica. Devo dire che ora che so di questa cosa della testa, di cui non mi ero reso conto, non è più giustificata, nel senso che una volta che tu ti sei dipinta la testa, stai scegliendo la forma che avrai. Ed è piccola. Cioè, tu hai rimpicciolito la tua testa. Cioè, a un certo punto diventi un pallino su uno sfondo più colorato di te. Sincero, è così. Cioè, io pensavo che avesse appunto una cuffia o altro, e non... Avevo notato l'orecchio, ma magari era una cuffia fatta apposta. Libris 96, il sole dei Teletubbies, è stata un'icona per anni. Ad oggi è ancora un'icona. Lei no. Nel dubito riuscirà mai ad uscire da questo baratro di nulla. Allora, mi ricordo, c'è stata una drag queen che è uscita, non mi ricordo il suo nome, era di colore e indossò un bustino con dei, come si chiamano, delle bustine di carta attaccate sopra, che è diventata meme, tanto fosse inutile, ecco, stessa cosa. Io, purtroppo lei non è diventata meme. Che siamo passati alla prossima. Beh, iconic. Cioè, pensate che quel vestito è fatto con dei materiali di riciclo, cioè di scarto, diciamo. Quanta cattiveria, davvero? Ne volete di più o ne volete di meno? Fatemelo sapere. Posso anche trattenermi, magari. Oppure il sondaggio di prima ha detto che ne vogliono di più, ragazzo. Posso, quindi sarò ancora più cattivo. Allora, posso dire, questi occhiali con i ciuffetti, fa molto fata madrina. Il fatto che abbia fatto lo starnuto e abbia buttato via dei petali e delle piume, icona. No, queste sono effettivamente le cose che ti rendono memorabile sulla runway, il fatto che non dici, ok, ho fatto il mio vestito, arriva la runway e dici, e mo? Lei si è preparato, ha creato un'esibizione. C'è interazione, funziona. Ma c'è un personaggio soprattutto, perché alla fine il concetto di drag, prima di qualsiasi altra cosa, che tu sia drag queen, bio o qualsiasi altra cosa, stai creando un personaggio che non sei tu. Il problema non è il contouring al naso, ti sto rispondendo al commento, il problema non è il contouring al naso di fatti personaggi. È il suo naso, cioè se è talmente rifatto, poi probabilmente anche uso di polveri magiche negli anni 80-70, e quindi avrà avuto un collasso probabilmente, che gliel'hanno ricostruito e quindi ora sembra modellato col fungo. È solido, cioè, è un unico pezzo. La sto cercando. Ma no, no. L'avevo inquadrata prima, ma no, non riusciamo. Eccola qua. Oddio. La sto aspettando di vederla anch'io. Hai ragione. Il contouring fino a un certo punto, diciamo, perché lo ha così anche nel privato. Beh, lei è un'altra che si era cavata benissimo. Sinceramente non trovo una grande somiglianza con Simonetta Vespucci, lasciami dire. Cioè, le caratteristiche di Simonetta Vespucci sono per esempio i capelli molto lunghi, lei li ha fatti corti. Lei ha dei capelli che si muovono al vento, lei li ha fatti abbastanza solidi, ma vaporosi, cioè... Posso però fare una è critica? Bellissima. Perché la trovo anch'io bellissima, ma... Questa è una critica pesantuccia. Non ha fatto nulla che non aveva fatto anche Miss Denji. Beh, ha fatto una cosa che non aveva fatto l'ombrello. No,
A parte, l'unica cosa che l'ha salvata da non fare la fine di Miss Benji è il fatto che abbia questo stacco di coste di 3 metri. Perché Miss Benji era più bassa, e quindi se tu sposti il baricentro, lo fai ampio e basso, ti accorcia. Lei si salva perché ha 4 metri di costa, e quindi pure se diventi una palla e non hai una forma, sei una palla con delle gambe. Le gambe salvano. Buona giornata, Ikaruko Roi, che prima o poi riuscirò a dire senza leggerlo. Ma effettivamente anch'io vedo che di tutto il suo corpo, tutto è concentrato lì sulla pancia. Troppi fiori. Infatti hanno anche detto di togliere dei fiori almeno dal busto per dare una forma. Sui capelli funzionano tantissimo, a parte che le hanno fatto la critica che i capelli le finivano davanti alla faccia e effettivamente era un peccato coprire, anche perché c'era del buon make-up. Bastava un fiore che tirava su tutto il resto. Beh, alla fine dell'episodio, secondo te quali sono le peggiori? Secondo te, non secondo i giudici, eh? Allora, Medusa Ok. e quella con lo scotch addosso. Come si chiamava? Non mi ricordo. Quale Era allo Pantera scotch? qualcosa. Qual La è allo prima e la scotch? quarta. Davvero? Sì, per me sono. Ah, scusa, la prima, la quarta e la terz'ultima, quella con le lucine. Per me queste tre potevano anche prendere le loro cose e andarsene. Perché tutte le altre hanno composto un vestito, hanno composto un'idea, magari un vestito con un'idea un po' più fallimentare, ma funzionava il vestito. Loro tre non hanno fatto nulla, niente, non, io non vedo niente. Sì, ok, in Medusa si capisce che è Medusa, sì. Nella Medusa di Caravaggio, se tu le copri con un dito così, dai tuoi occhi da lontano e non con della passata di pomodoro, le copri i serpenti. Capisci comunque che è Medusa perché è iconica. Lì no. Cioè, tutto è basato su quei quattro peli, quattro serpenti morti messi lì. E Effettivamente sì, non poteva funzionano. medusizzarsi un po' più che fare una lineetta rossa e mettersi i serpenti addosso. Sì, ma anche il fatto che Medusa è famosa per i suoi occhi, no? Se vogliamo andare. Non su quella di Caravaggio, ma su un Medusa generico. Cosa ha fatto agli occhi? Ha messo della matita nera a mo' di eyeliner, punto. Una lentina colorata, qualcosa che riportasse. E poi, se non vuoi riportarti alla Medusa, se vuoi riportarti alla Medusa di Caravaggio, esci in scena così. Cioè, sembra stupido, ma è quello. Se tu mi togli Adriano, anche l'espressività di un quadro. Cosa me ne rimane? Niente. Sì, sono cattivo, sì, mi dispiace. L'altro, il quarto, è una cozzaglia di immondizia appoggiata addosso e ha riciclato gli stessi tacchi dell'ingresso, cioè nello stesso episodio, quindi fosse stato tra 3-4 episodi, beh, sti cazzi, chi cazzo se li ricordava più, sono gli stessi. E quella delle lucine era totalmente inutile, quindi totalmente inutile. effettivamente io che non ne so nulla mi rendo conto che le lucine potevano Occhiali da soli tranquillamente. particolari. Esatto, cioè, non per forza le lentine, un occhiale da sole. Comunque puoi prendere quel minimo di oggetto come accessorio, perché dubito che tutte loro siano usciti gioielli, diamanti e quant'altro, le scarpe o quant'altro. Quindi fai qualcosa. Cioè, se la sono presa con Aura, non Laura, Aura Eternal, perché. Boh, poverina, non sapeva magari camminare su quei tacchi. E mi dispiace, ma vogliamo ricordarci Kimchi che è arrivata in finale non sapendo portare i tacchi? Perché era icona? Perché lo sapeva fare? Lei l'ha saputo fare, l'hanno dovuta criticare su qualcosa che io non vedo. Cioè, io non vedo le loro critiche. Cioè, vorrei farti notare che ad Aura Eternal il fiocco sul vestito è una spugna, ma tu non diresti mai che è una spugna, perché non ha reso parte del vestito. Quindi c'era dell'ingegno, cioè, per l'amor del cielo, qual è uno dei vestiti più. Cioè, la testa di Moro è riuscita a fare un intero vestito, un intero abito con quella stoffa e funziona, devo dire la verità. C'è, funziona. Arcimboldo non solo ha creato il quadro, ha creato anche quello che c'è dietro, magari il quadro, un intero vestito abbinato. Lì era lievemente più fiacca l'idea, cioè più fiacco. Però quelli erano i materiali e ha confezionato comunque un vestito.
Medusa non ha confezionato un vestito, è una cozzaglia di cose incollate lì, probabilmente nemmeno incollate, incastrate a forza lì. Te invece, cosa ne pensi? Mi sono dimenticato cosa volevo dire. Praticamente io che non ne so nulla mi rendo conto che quelle lucine con tutta quanta, quelle catenelle e tutto il resto, potevano diventare una collana, potevano diventare tantissima roba e non sono diventate Guarda. niente. Tu le guardi, se dovessi nominarle, non le vedi come altro che lucine. Se vai a vedere le altre, la spugna non la chiameresti spugna. Se vai a vedere Esatto. lui, la Cioè, retina... il coso dietro Arcimboldo è quel tessuto dei sacchi, cioè non mi viene il nome di come si chiama, però Saio. è un sacco, cioè quello in cui mettono i sacchi di patate, praticamente. Perché lo diresti mai? No, è diventato altro. Anche la rete da pesca, no? Su un vestito così semplice, parte come un pezzo sopra di una gonna, cioè è un accessorio, è diventato un accessorio che rende qualcosa. I serpenti sono serpenti, gli scaldamani sono scaldamani, quella stoffa rossa è diventata della stoffa rossa messa a mo' di gonna. Io che da piccolo giocavo con le penne di casa e forse creavo abiti migliori. Le lucine e i tubi potevano diventare, tu dicevi una collana, ma sarebbero potuti diventare un vestito. Cioè, se tu li incolli, ti metti lì con tanta pazienza, incolli i tubi, poi li puoi usare come petto, come cose. Beh, passiamo oltre, dai. No, non ti preoccupare. Fondamentalmente è finito l'episodio, cioè adesso scelgono la vincitrice e la perdente. La vincitrice per far sapere a tutte quante ora chi dovete odiare e la perdente per dire ok, questa è la persona eliminata. E cerco di saltare direttamente a quel punto perché tanto il lip sync non lo posso mostrare per nulla perché è tutta roba protetta da copyright. E nulla, lei viene eliminata, che era... Ti prego. Le rocce sono rocce, Come si i chiamava? fiumi Come sono fiumi. si chiamava? Beh, è stata eliminata ovviamente Lucine. A noi non interessa il suo nome, Ma non non interessa la dico. cattiveria che abbiamo da riversargli contro. Comunque non ho preso il possesso del canale, cioè questa sarà la seconda live in 2 o 3 mesi che sono qui. No, ma si intendeva che adesso è ormai è tuo. Ah, sta E chi è che aveva bene. vinto questa edizione? In questo episodio? Arcimboldo? Obama? Obama? Davvero? No, non Cioè, credo. Arcimboldo era meglio, sinceramente. No, non credo No, fosse non mi Obama. ricordo, dai. Andiamo a vedere. Dai, prima del lip sync. Comunque io ve lo voglio dire, sì, Laura, ah, è Laura, Aura Eternal, per l'ennesima volta Laura, Aura Eternal è la mia preferita, quindi probabilmente non mi sentirete mai dire qualcosa contro. Ecco, Arcimboldo ha vinto e Narciso se n'è andato. Grazie, grazie, grazie. Oh, Dio che Vinto fatica. Virgurina. No, vabbè, quello di Arcimboldo era effettivamente spanne più avanti degli altri, quindi era abbastanza ovvio. Per Lucine, tesoro, non hai nemmeno fatto un vestito, ti sei vestito di nero e ti sei appiccicata roba in modo molto casuale addosso. Se avesse preso già, guarda, te ne sparo una. Se avesse preso le lucine le avesse messe in testa, tanto sei pelato, usala, se non farla di nero, le metti in testa. E metti i tubi che da qui scendono e cadono, e tu quando ti muovi vedi questi tubi che ondeggiano in giro, funzionano comunque di più di quanto è fatto. Effettivamente posso dire che non c'è niente che io possa aggiungere se non ok, abbiamo avuto la prima eliminata e era scontato. Sì. Ma proprio da quando è uscita sul palco si poteva dire: beh, abbiamo l'eliminata della stagione. Sulle altre però che mi dice cosa ti aspetti dal futuro? Allora, mi aspetto un paio di rivincite. Io voglio Aura Eternal che vinca una sfida perché secondo me merita, è la più giovane e secondo me un po' ci dovrà dare qualcosa di più sicuramente perché le altre comunque sono molto competitive. Io come prossimo eliminato voglio Joffrey perché non merita di stare in questa gara.
che vogliamo chiamarlo drag, chiamiamolo drag, ma c'era un nome per quel tipo di, chiamiamolo drag, che fa lui. Non mi ricordo, era tipo bimbo qualcosa, una volta ho parlato con una drag e mi aveva fatto vedere il suo periodo prima di fare drag, era così. Quindi, sinceramente, non ho visto nulla, quindi probabilmente andrà sbagliando finché non lo cacciano, andrà facendo errori su errori finché non lo sbattono fuori. Guarda che se non fosse stato per Lucine sarebbe uscito lui, o forse lo vogliono tenere perché boh, ogni tanto vogliono avere la rappresentanza di qualcuno di... con la barba. Luchita Lubamba meritava molto di più rispetto a... cioè ha meritato molto di più rispetto a lui, e lui non si è mai ai livelli di Luchita Lubamba. Poi, probabilmente, io te lo dico già da adesso, in finale vedremo la Diamond e sarebbe Arcimboldo e, come si chiama, quella con le emoji, sicuro, quelle due saranno in finale, 100-100. Poi il resto è tutto da vedere, perché poi gli scivoloni li possono fare tutti. Club Kid, esatto, grande, wow, è fantastico avere gente che si ricorda le cose. Sì, è un Club Kid, googlatevelo, è quello. Non è nient'altro, cioè, che non ve lo so spiegare nello specifico, ve lo dico come lo percepisco io. Sono quei ragazzi che si vogliono vestire in modo strano e appariscente per andare a ballare il venerdì sera. C'è della cultura dietro? Sì. Lui l'ha portata? No. Sincero, no. Cioè, Beh. due abiti ha indossato finora e sinceramente la salopette che ha indossato out of drag era meglio. Ragazzi, segnatevi ogni parola di Adriano così la possiamo utilizzare contro di lui, ok? No, dai, no, non voglio essere bullizzato dai tuoi fan. Se volete seguirmi, Adrian Universe su Instagram, grazie. Allora, signore e signori, fatemi sapere se vi è interessata questa live. Finisce subito su Uncut. Appena riesco ad aiutare l'inizio e risolvere un paio di cose, lo pubblico subito. Ricordatevi ogni parola usata da Adriano per usarla contro di lui. E No, non mi fate le puppe, non sono pronto ad avere delle puppe. Grazie. fatele. Dai, non fatemi dire cose troppo cattive che lo prendo sul personale. Non vi preoccupate, fate tutte le cose cattive che volete. Ecco, l'amore è come una scorreggia, se devi sforzare è merda. Grazie, Pancake Volante, questa è una grandissima massima. E vi faccio sparire Adriano, perché Ah, sto... padrino. Ciao! Ti sentono ancora, tranquillo. Ah, vabbè, l'immagine, voglio che come ultima immagine abbiano me. No, è che devo andare a fare il raid a qualcuno, solo che mi hanno spostato il raid da un'altra parte e io ora quindi sminchierei completamente la grafica per andare a... Non voglio che appaiano cose che non devono apparire. Quindi, allora, chi facciamo un raid piccolino piccolino con poche persone a quanto pare, ma... A chi lo facciamo? Chi lo vogliamo fare? Vedi chi c'è in linea. In linea tra le persone del mio network che seguo, eccetera, ci sono Yotobi e Intail. Quindi proprio miriamo in basso. Sì, infatti facciamo... Quindi ragazzi, Non lo so, vedi se qualcuno... c'è in live, anche se non penso perché lei in genere live le fa di sera. Beh, c'è qualcuno in live in questo momento che sarebbe felice di ricevere 20 persone? Perché non Non siete erano in 20, ma io 40. so già che in 20 parteciperanno, quindi... Sì, infatti già vediamo che da 44 sono scesi a 42. Dai, andate a fare il raid a qualcuno, poverino, se hanno pochi follower, cioè, pochi... come Ma io non so cazzo si perché ci è chiamano? venuto in mente di fare la live di mercoledì mattina che non c'era nessuno, però... Curolili, c'è Curolili. Lo Beh, ma anche l'ultima volta l'ho fatta a Curolili, mi sa. so. Boh, cerca, ti dirò dei nomi e tu li cerchi, prova, che ne so, Gematria, non so se è in live, non so nemmeno se fa live. Io Sto dicendo alla ignorerò gente che siamo su Adriano. YouTube, quindi... Come? Io ignorerò Adriano. I raid sono quando alla fine, per tradizione, su Twitch, si mandano tutti gli spettatori a guardare qualcun altro. E visto che nessuno sta proponendo niente dopo Curolili, mi sa che clicco su Curolili e basta. Beh, Va bene. Fiero Fan Known mi dicono che almeno è un bel po' che non faccio un raid a lui. E non è online. Perfetto, fa niente. Vi mando da Curolili allora.
Fate i bravi, comportatevi bene. E ricordate che ci vediamo tutti quanti alla Games Week. Oh. Devo ricordarlo ogni tanto. Invece 30 persone sono andate a partecipare. Wow! Vai con Raid. Ciao. Sono andati. Ciao ciao.